Situato al confine tra Svizzera e Francia, il CERN è il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle e dalla sua fondazione avvenuta nel 1954 è stato protagonista di importanti scoperte, premiate anche con i Nobel per la fisica nel 1984 a Carlo Rubbia e da ultimo nel 2013 per la scoperta del bosone di Higgs. Oggi il CERN conta 22 stati membri più altri paesi extraeuropei associati, al suo interno lavorano circa 17.000 scienziati di 110 nazionalità. Di questi 2.600 sono italiani, come ha sottolineato Fabiola Gianotti, da 2 anni direttore generale del CERN, prima donna a ricoprire questo incarico, durante la conferenza organizzata dall'Accademia dei Lincei dal titolo Il CERN, un laboratorio mondiale per la ricerca e molto di più. L'Italia ha una presenza molto importante, vedete che è il paese con il contingente più elevato di fisici, circa 2.000 fisici sono italiani, non tutti diciamo dipendenti da istituti italiani, alcuni sono italiani all'estero, il che indica chiaramente il contributo importante dell'Italia al CERN, ma anche il beneficio che l'Italia ne trae in termini di formazione anche dei ricercatori. Una ricerca di frontiera, quella che si svolge al CERN, dove si trova l'acceleratore di particelle più potente al mondo, il Large Hadron Collider, grazie al quale è stato scoperto il bosone di Higgs, la cui importanza valica i confini della fisica, investendo la nostra vita quotidiana, come ha sottolineato Fabiola Gianotti. Innanzitutto, una delle domande che spesso mi viene chiesta ancora oggi è se il bosone di Higgs cambierà la nostra vita. Dichiaro la mia risposta, e l'ho già fatto innanzitutto perché per arrivare a scoprire il bosone di Higgs, come ho già detto, abbiamo dovuto sviluppare tecnologie di punta in molti campi. Vorrei dare un esempio: il web è conosciuto da tutti, tutti sanno che il web è stato inventato al CERN, forse sapete anche che sviluppiamo tecnologie di vuoto che vengono usate in pannelli solari, eccetera. Ma un esempio molto interessante è anche l'applicazione nel campo medico, ad esempio attraverso la adroterapia. L'adroterapia è una terapia tumorale complementare alla terapia tradizionale dei raggi. Se è vero che le questioni aperte della fisica fondamentale vanno affrontate con un approccio globale da diversi punti di vista, Fabiola Gianotti non ha dubbi sul ruolo del CERN. Io penso che il CERN oggi è il laboratorio che ha le competenze di fisica degli acceleratori e deve rimanere tale, deve rimanere il faro mondiale anche negli anni a venire, e chiaramente mi batterò per questo. Il presidente dell'Accademia dei Lincei, Alberto Quadrio Curzio, Fabiola Gianotti è un esempio di eccellenza. Fabiola Gianotti, che ha avviato un ciclo dell'Accademia dei Lincei che proseguirà fino alla fine di maggio, rappresenta l'esempio più limpido e più significativo di come le donne nella loro azione di ricerca scientifica possano raggiungere livelli mondiali.